Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Guelta Leale. Eccoci qui di nuovo con Assassin's Creed Syndicate. Ero qui con il mio amico, un ciclista famosissimo. Stava preparando il Tour de France. Certo sarà un problema arrivare in Francia, però sono dettagli. Guarda, secondo me, non lo so, c'è qualcosa che non quadra. Lo vede anche lei, eh? Lo so, è là, guarda, aspetta. No, no, aspetta, non è che stavo. No, non era una minaccia, era solo per indicare, ho solo questa. All a cheek. Controlli. Deplorable state of this city. Never would have happened in my father's day. Londoners had pride then, I tell you. Per questo voleva andare a fare il Tour de France, così mi hai detto. Postaccio Londra, no? Vabbè, comunque io ti auguro un in bocca al lupo. Mi raccomando, portati a ruota di scorta. Poi bisogna decidere se portarsi quella grande o quella piccola. Non lo so, dipenderà un po' dalle sue possibilità. Io comunque andrei, io vado. Va bene, ragazzi. Allora, facciamo che lasciamo il nostro ciclista. Sicuramente andrà a Che stiamo vincere facendo il. qui? Spacchiamo Ma che cazzo l'ha chiamato? Scusa, stava a parlare col ciclista. Vabbè, comunque, io stavo cercando. Attenzione, guarda là che come sguisciamo i colpi. Allora, a parte questi che ci rompono i coglioni infinitamente. Il mio obiettivo al momento, semplicemente anche per il fatto che era più vicino rispetto agli altri obiettivi, è quello di andarci a fare una sequenza con Charles Darwin o Dickens, non mi ricordo. È la D di Darwin o Dickens? Non è vero, non c'è, forse perché siamo inseguiti. Mi posso un attimo calibrare qui sotto? Bella. No, vabbè, la vedete la D adesso che c'è. E scendi, puttana di Eva! Con cattiveria. Cos'è? Adesso controlliamo se Dickens o Darwin. Insinuiamoci. Attenzione. Scusate. C'è una carrozza che ha bucato. E, come detto, questi ricordi ce li facciamo, queste sequenze dei personaggi famosi, che tra l'altro sono molto fighi i personaggi che hanno scelto per questo Syndicate, sia Marx che Darwin, sono quelli che mi garbano di più. Era Darwin, ok. Fagus selvatica, Ulmus minor, taxus baccata. Stia a cercare anche le cose delle. Quando è che ci Com'è che imbarchiamo si sul chiama? Beagle? Il Beagle Salvi era. salva, ecco. Nave di Darwin. Iris ver. Vabbè, andiamo, va. Partito con il Beagle per le sue ricerche. Con i tartarugoni che poi hanno dato quell'input per l'evoluzionismo. Va bene. No, come detto, sono bei personaggi, mi sono piaciuti quelli di questo. Non Stanno sapevo, piacendo aveste una quelli di gemella, signor questo Fry. Syndicate. Ivi Fry, signore, Ma perché tanto ci piacere. assomigliamo, non è Di vero? solito anche io direi lo stesso, Miss Fry, ma oggi ho paura che nulla mi possa provocare piacere. Cosa vi angustia, signore? Sono abituato alle persone che contestano le mie idee. In effetti vivo per questo. È l'essenza stessa di un sano dibattito. Di recente, però, gli attacchi alla mia reputazione hanno preso una brutta piega. Parlo di minacce e di violenza contro di me e contro i miei colleghi. Non voglio assolutamente che qualcuno si faccia male a causa delle mie ricerche. Mi avete aiutato con l'elisir, ma ricambierò il favore. Un mutuo scambio, signore. Mio fratello e io faremo in modo che possiate lavorare in pace. Cosa sapete di ossa? So quanta forza occorre per romperle, lussarle o scheggiarle. Forse sarebbe più facile se vi spiegassi la faccenda. Dica, dica. Qualche giorno fa un collega tedesco, il dottor Schwarz, mi ha scritto un telegramma. Mi informava che era diretto a Londra per consegnare un importante fosso. Qualche giorno fa un collega tedesco, il dottor Schwarz, mi ha scritto Ah, un ho capito, telegramma. basta. Mi No, mi ero informava fermato che per era sapere se diretto stai a a fare una Londra. pausa di riflessione o. Che poi, tra l'altro, vista l'età, con il Beagle, probabilmente già aveva fatto quello che doveva fare, già era andato con il Beagle. Perché noi l'abbiamo incontrato un po' anzianotto. Sta cazzo di stazione, puttana troia. C'è una finestra. Cioè, un modo di insinuarci. Allora, aspetta, fermati. C'è un sacco di gente. Aspetta, risflasciamo così.
Dovevo farlo, scusate. È come un albero in un pagliaio. Date pazienza, ma era troppo invitante la situazione per non farlo. Ora il problema è che c'è un fottio di gente, quindi mi sa che conviene ritornare su. Vai, vai. Soprattutto questi cecchinazzi qui che c'hanno i fucili, è meglio eliminarli subito. Perché? Perché sono abbastanza bastardi, avendo la vista lunga. Potrebbero fare un percimaroni. Allora, vediamo un po'. No, non ci sente da lì sotto. Andiamo qui. Ti conviene non farlo più. Zitto. Veloce, veloce. Aia, non facci tu guarda sti templari malefici. Ok. Presumibilmente non so in realtà se dobbiamo ammazzarli tutti, perché il tipo ora vattela a capire qual è. In teoria dovrebbe mettercelo in dorato. In dorato niente, non fritto, in dorato. Colorazione. Anche se fritto non sarebbe male, secondo me. Bella. No, no, vengo io lì, guardi. Con sportiveggianza però, eh. Oppela. Allora c'è eccolo là, infatti ce l'ha sbloccato adesso. Aspetta che c'è la cecchina. Però magari facciamo prima così. La cecchina ce la sbattiamo, nel senso, sti cazzi. Visto che il tipo da rapire è qui. Venga qui. Buon uomo, posso rapirla? In amicizia. Non farti individuare. Forse ho fatto una stronzata. Dovevo prima ammazzarli tutti. Ma che sono ricicciati, scusate. Come sta vostro padre? Insomma, il caro fratello Frank, con cui sono cresciuto, ovviamente. No, oh, splendido. Lieto. Dai. Di saperlo. No, ce li ha rimessi comunque. Mi notare che ha sbagliato a non informarmi della delicata situazione in cui ci troviamo adesso. Dobbiamo andare piano. Il fatto è che non è facile, dobbiamo tenere d'occhio tantissimo il cerchietto. In teoria quando abbiamo il ricercato o comunque una persona sotto braccio riusciamo a coprirci meglio. Piano, aumentiamo un po' la velocità, sempre tenendo d'occhio il cerchio intorno al dottore. Che poi non farti individuare è una è secondaria, quindi eccola. Aspettate, aspettate, perché se questo sale qua le scale siamo inculati. Vediamo, se rimane là, ok. Se ci incrociamo sono cazzi. Merda. Fermo. Che razza di faccia avrà un dottore tedesco? Ma, non saprei. Sicuramente la colorazione è piuttosto giallognola. Ok. Possiamo andare un po' più spediti. Dai, ok. Dottor Schwartz, mai salito sul treno? Ma in che senso, scusa? Vaffanculo. Aspetta, va. Sconfiggervi tutti. Non hai scampo. Avvio de Troia. Aspetta, taxi. Sali. Dai, è così. Tacci su a sto dottore di merda. Adotto, do cazzo vai. Che figlio di troia. Venga qui, dottore. Io sono, oh, scusi. Sono con Darwin, quindi faccia poco lo spiritoso e venga qui. Uccidi l'impostore, tra l'altro. Non so. Aspetta, vediamo l'incrocio dove va. Se no rimane inculato. Frontale. Le teorie di Darwin distruggeranno la nostra società. Ma che cazzo dici? O uso le maniere salame forti. Oppure uso vieni quelle qua. Fortissime. Oh. Che cazzo fa? Aspetta, se ne sta andando da solo. Oh. Dove va? Si è bloccato. Ma porca puttana. Ragazzi, sto premendo tutti i tasti, Aspettate, che cazzo ha fatto?
Non lo so se è bloccato. Si è buggato il mondo, mi sa. Ok. Che cazzo è su? Aspettate, c'è qualcosa che non quadra. Ma come cazzo? Aspetta, mi sa che è un altro bug. Aspettate un attimo. Ricarichiamo dal checkpoint, sperando che il checkpoint sia quello appena usciti dalla stazione, magari quando corre. È la seconda volta che mi capita un bug del genere. Se vi ricordate, in qualche missione scorsa, quando stavamo prendendo quello della dinamite, è successo un macello, qua la stessa cosa. Non lo so perché, vabbè. Comunque noi difenderemo Darwin e le sue ricerche, sempre e comunque, con cattiveria e cazzutaggine. Caricamenti un po' lunghetti, però... L'abito ho lasciato sempre questo perché in realtà mi garba, cioè magari non dico esteticamente, però dal punto di vista delle caratteristiche, da notare anche i vari messaggi che escono durante le fasi di caricamento, che voi naturalmente vedete raramente perché carico prima la partita, se no famo notte. Quella dei pub che assumevano appunto dei garzoni e li mandavano in giro con i barili di birra, così la gente direttamente da casa si affacciava alla finestra e diceva birra... E li lancia, cioè li lanciavano, probabilmente non proprio lanciata, ma... E li consegnavano la birra, eh? È una svolta, scusate. Birra a domicilio, tra l'altro ce n'erano anche di diverse qualità. E vabbè, le birrerie di Londra e i pub sono una delle caratteristiche fondamentali. E tra l'altro, tra le notizie c'è scritto anche che molte stazioni erano situate vicino a questi pub per facilitare l'alcolismo. No, vabbè, erano comunque vicino ai pub. Infatti molte stazioni, cazzo, prendono il nome dal pub. Rubiamo la carrozza o gli sparo in testa? Aspetta, depreda, momento. Scendo. Scusi, ha fatto il furbo. Ora portiamo questo fossile a Darwin. Va bene. Li mortacci tua. Ma che fa? Me lancia il cavallo? Scusi. Ma spero anche io, guardi. Vediamo dove sta Darwin. Ok, sta vicino, dai. Occhio. Mamma mia, sta... Certe carrozze non si controllano. Sono un po' più... incontrollabili di altre. Preferisco quelle con l'assetto sportiveggiante, come quelle che abbiamo noi per la banda. Come vedete, cerco di distruggere un po' di roba perché... C'è un po' di trofei che dicono... Spacca tutto come se non ci fosse un domani, quindi noi... Per il bene dei trofei... Eccoci, Darwin. C'è su macello col doc, ma... Ebbene... Il cuore mi scoppia nel petto. Lo avete? Splendido. Ma dov'è il dottor Schwartz? Non ha mai lasciato la Germania. Probabilmente è morto. Ma almeno è arrivato un impostore. Dio mio. Devo dirvi che sono stato avvicinato da uomini decisi a finanziare la mia ricerca a condizione che lavorassi solo per loro. Ovviamente ho rifiutato. La scienza non si può comprare. Appartiene a tutti. Bravissimo. Vedremo se ci proveranno ancora. Grande così. Scrivilo bene l'origine delle specie, mi raccomando. Ok. Il fossile di Berlino. Grande personaggio, Darwin. Ora. Andiamo a vedere. C'è un altro di Darwin. Ma io proseguirei quasi con quelli di Darwin. In modo tale da fare una specie di... Anche qui c'è... No. È la O quella, non è la D. Un altro Darwin è qui. Sembrava fare la carra. È qui. Vabbè, andiamo da questo. Va, ci andiamo con la carrozza. Quindi questo episodio magari ci facciamo qualche appuntamento con Darwin. Scusi, le rubo la carrozza. Attenzione, panico. Scusate, ma questa è andata proprio di traverso. Cioè, abbiamo una gomma che fa un po' Giacomo. Ma va bene, siamo vicini a Darwin.
Oppela. Calma. Allora andiamo da Darwin. Oppela. Scusi, buon uomo. Ma posso? Quasi si incazzano. L'altro Darwin. Non fermarti. È stato anche abbastanza male per le sue scoperte. Perché nonostante sia uno scienziato, però era anche abbastanza credente. Quindi quando scoprì le cose sul venero ad occhio, proprio palesemente, le cose dell'evoluzionismo, era anche indeciso se farlo o meno. Infatti l'evoluzione della specie l'ha scritta decine di anni dopo aver giunto a quelle conclusioni. Ha aspettato che lo facesse anche qualcun altro, in modo tale da non farsi inchiappettare. Un mistero abominevole. Ci siamo. Ah, proprio voi. Che piacere vedervi. Una fortuna, già. Pare che una pianta tossica che ha la straordinaria proprietà di far delirare la gente sia stata trovata in questo stesso parco. Ma a quanto risultano i scienziati, tale pianta non esiste. Temo che la gente di Londra sia in pericolo. Potreste indagare? Ok, vado. Perfetto. Vabbè, sono abbastanza vicini, quindi ci andiamo a piedi. E spara e uccidi un templare intossicato dal fiore. Questi secondo me si stanno a divertire qua in mezzo ai fiori, più che altro. Indaghiamo, va. Questa non so pianta è insolita. Sembra di fumare dell'oppio. Lascia fare. Cosa mi succede? In quel periodo c'era, cioè, anche tante oppierie a Londra, se non sbaglio. C'è gente che proprio si stende, volutamente o meno, ma... Vediamo, vediamo. Non so quanti di voi abbiano letto L'origine delle specie di Darwin. È abbastanza interessante. Certo è la, diciamo, la versione originale scritta da lui, quindi curioso vedere come ha affrontato il che problema, le scoperte. E nel suo caso anche il problema, perché comunque per lui, come detto, era una persona molto credente, quindi il fatto di aver trovato e scoperto queste cose, che naturalmente vanno palesemente a cozzare. Qual è tra questi a cui devo sparare? Spara e uccidi? Presumo sia quello lì. Vabbè, comunque in ogni caso. Aspetta. Momento, devo spararti. Il fatto è che non ci riusciamo così, quindi secondo me è meglio che... Può andar bene? Forse non era lui, non lo so. Vabbè, io ammazzo. Dai. Una parola, mi sto un attimo intossicando anch'io. Ma non la sta prendendo. Scusa, eh? Ah, era quello il templare. Vabbè. Piano, che con questa fumata... No, trasporta. Devo indagare, questo si è messo sopra la pianta. Aspetta, va. Lo depredo e lo trasporto, così riesco ad indagare. Scusa, eh. Uccidi criminali, al momento non riesco. Sabotiamo la pianta. Okay. Ehi, impronte. Mi condurranno al colpevole. Ok, vabbè, lo facciamo un'altra volta, quello dei criminali. In realtà anche no, ci stiamo. Scusa. Un'amicizia. Dobbiamo rubare la carrozza che è lì sotto, già che ci siamo. Amicizia. E andiamo a fregarci la carrozza, che ancora devo capire precisamente dov'è. Aspettate, dall'altra parte della strada. Vabbè, lasciamo la zona vietata e freghiamoci pure nella carrozza, perché sennò... Scusate, prepotenti! Togliete dai coglioni. Via, via, via. Ok, bravissimi. Non appia la carrozza. Lo so, ma noi dobbiamo aiutare il popolo che si trova in difficoltà, quindi...
Oh, scusa. Sta guardando di lato, è successo un macello. Insinuiamoci. Eccoci. Mamma mia, di derapata. Attenzione, perdiamo il controllo. Ehi, calma. Vabbè, la rubo così, tanto questo pare che non è che si sia accorto di tanto. Ecco. La parola. Quindi dobbiamo guidare la carrozza in queste condizioni, scusa, Il signor Darwin saprà che cosa fare. Sì, secondo me ci si diverte parecchio. Cioè, apri un pub. Andiamo a bomba. Vai con una scia che la gente dietro di noi si divertirà alla grande. Ok. D'altro un'altra cosa che magari, vabbè, voi, molti di voi sicuramente sapranno. Una cosa che si è tramandata tra virgolette erroneamente, la classica frase del... Aspetta un momento. La sopravvivenza del più forte non è la sopravvivenza del più forte, ma del più adatto. Magari qualcuno di voi lo sa, però sì, è la frase più conosciuta molto spesso, è quella, la sopravvivenza, l'evoluzione della sopravvivenza del più forte non è la sopravvivenza del più forte, bensì del più adatto. Rallenta. Eccoci. Vabbè, già che ci facciamo queste missioni, ogni tanto ci facciamo sta chiacchierata, così magari se so qualcosa ve la dico, ve la spammo. Eccoci. Ben fatto. Grazie. A voi sembrate in stato alterato, se posso dire. Vabbè. Puoi alteri pure tu, tanto. Come sospettavo, i fumi tossici non sono emessi dai fiori, bensì da quei vasi. Andiamo. Ok, va bene. Deve esserci qualcosa lì dentro. Chio. Un qualche intruglio allucinogeno molto simile all'elisir lenitivo, suppongo. Vabbè, ormai dopo 30 faccio 31. E subito. Credo per mia fortuna di conoscere il posto giusto. Chi vorrebbe avvelenare la gente di Londra? Chi oserebbe concepire un piano simile? Dai, è così, occhio Darwin! E allora? Le stesse persone che combatto dal mio arrivo a Londra. Mediterapato. Mi basta sapere questo se non volete dirmi altro. In realtà non mi dà più niente per quanto riguarda la distruzione. Ferma con il fiore una carrozza che ti insegue. Sono certo che i vostri nemici vogliano recuperare quella tossina. Ho capito, però. Posso suggerirvi di superare le loro carrozze? In realtà suppongo mi do. Che i fumi impediranno loro di guidare. Ok. Facciamo così. Aspetta. Un attimo. Momento. Aspetta, una sportellata della dovero, se no sono in mezzo ai coglioni poi. Dai! Devi venire dietro che sì. Dietro ho detto, cazzo. Scusate, oppela. Attenzione. Vediamo se scusi anche lei. Cazzo. Solo che sto carro è una specie di tir dell'Ottocento, abbastanza inguidabile. Qualcuno l'abbiamo fermato, sì, perché non ci ha tolto l'obiettivo. Vaffanculo, va. Mamma mia, stava per entrare a casa della signora. Probabilmente stava cucinando questa allora. Va bene. Spostiamoci. Dai che non abbiamo ancora superato. Fatto, okay. Ottimo lavoro. Ora dobbiamo distruggere il nostro carico. Ci siamo quasi. Dove lo portiamo? All'altro lato, non ci siamo. Ehi, piano. Momento, derapata. Ok, perfetto. Quindi le scoperte di Darwin hanno portato alla cioè la sopravvivenza del più adatto, che effettivamente è molto più sensata del più forte, che ogni tanto esce come... No, in realtà non so come mai sia uscita, si è propagata magari la frase del la sopravvivenza del più forte, perché magari penso il più forte ammazza il più debole. In realtà non è così, ma semplicemente il più adatto alla situazione attuale. Così come c'è il pensiero, tra virgolette, la classica giraffa, che si pensa che la giraffa pian piano abbia allungato il collo e non
non è questo che è successo. Aspetta, poi magari mi spammo qualche altra info. Aspetta, tengo premuto, ma dall'altro lato, momento, vediamo se... secondo me conviene che vi spostate. No, poveri cavalli, vabbè, pazienza, occhio damose però. Ma Darwin, do cazzo sta? Vabbè, conti fatti, è andata bene. No? Mi sa che abbiamo ammazzato solo i cavalli. Ah no. Do cazzo sta? Ma Darwin, do cazzo sta? Ah, si è infrociato là dietro Darwin. Scusate. Vabbè, diciamo, la sopravvivenza del più adatto. Non eravate adatti, signori, mi spiace. Va bene. Ma io direi, ragazzi, sti cazzi, ce ne facciamo pure un altro. Tra l'altro questo si sta a tenere la panza. Avevate mangiato pesante, eh? Lascia fare, questo è il gas, è successo un macello. Vediamo un attimo, dov'è? Io vorrei andare di nuovo da Darwin, visto che ormai siamo partiti con sto cazzo di Darwin. Proseguiamo con Darwin. Non mi dire che... solo qua? Vacca puttana, Darwin, ma quanti chilometri a piedi ci fai? Sei anziano. Vediamo se c'è una torre da cui lanciarci con sportiveggianza. Dov'è? Solo qui. Vacca troia, vabbè. Viaggiamo. Vabbè, approfittiamo del caricamento per la giraffa, così. Non è che la giraffa ha allungato il collo. È che semplicemente ogni tanto ci sono delle mutazioni genetiche che portano un essere vivente in generale ad essere diverso dagli altri. Così come anche gli umani, gli animali. Faccio il classico esempio dell'albinismo. Ogni tanto capita che ci sia un animale albino, una persona albina. Stessa cosa per quanto riguarda alcuni altri aspetti estetici che, appunto, nel caso, in alcuni frangenti potrebbero essere visti come difetti. Nel caso della giraffa invece è stato un qualcosa di positivo, perché delle mutazioni genetiche hanno portato appunto alla nascita di alcune giraffe con il collo lungo rispetto a quelle che avevano il collo corto. E quando si verificarono le siccità, quando ci fu un problema, diciamo, di alimentazione, nel senso che non c'era più erba a terra per la siccità, per altri problemi che ci sono stati, le uniche che si riuscirono ad alimentare furono quelle che avevano quel problema genetico, e quindi sono le uniche ad essere sopravvissute. Per questo la sopravvivenza del più adatto e non del più forte. Quindi le mutazioni genetiche sono anche la base della sopravvivenza delle specie. Scusi, mi dispiace, ma devo rubare la carrozza, se no non arrivo più da Darwin, che si sta a fare una certa ora qua. Dov'è Darwin qui? Sono gli esempi più classici. Piano piano. Non è che pian piano la giraffa ha allungato il collo per prendere l'erba in alto. Semplicemente che quando non c'era più erba nel basso sono riuscite a cibarsi solo quelle che avevano questo difetto genetico. Poi naturalmente si sono riprodotte tra di loro e si è tramandato solo il fenotipo, la tipologia, diciamo, di giraffa a collo lungo. Niente, così giusto tanto per chiacchierare ogni tanto. Rallenta. Sì, ci sono alcune cose. Bene, così. Mi garbano. Allora, andiamo. Eccoci, Darwin. Diffamazione. Il mio giovane amico, nel giornale di oggi c'è una confutazione delle ignoranti e retrograde tesi di Owen sul mio lavoro. Tuttavia, spero un cazzo di casino. Come un fossile, potreste andare a comprarne una copia per me? Signore, basta, nessuno di questi cazzo di fiori. Porca puttana, tra questa e quella che sta a fare il teatrino qua sopra. Ah, signore, e basta. E vedi, sotto stanno a fare risa, nessuno disincula, non te ne sei accorta? No, evidentemente no. Porca puttana, fatemi uscire da questo... E vaffanculo, oh, almeno ha smesso di rompere i coglioni. Aspetta, andiamo. Fermalo. Lo atterro. Una parola, questi corrono. Buon uomo. Allora, non mi faccia cacciare la pistola. Anche perché la devo atterrare, quindi non posso neanche spararle. Buon uomo, dove va?
sto figlio di troia. Aspetta, io passo qua. E poi con sportiveggianza là. Sì, ma se secondo me ci vuole portare da qualche parte, perché è impossibile. Attenzione, il picciono si insinua. Stavolta forse erano proprio piccioni, tra l'altro. Immortacci vostra! Vaffanculo, va! Vabbè, mi ha investito un altro, però sti cazzi. Con calma. No, con calma il cazzo. Aspetta, è successo un macello, è successo un macello. Mi ho preso la traversa sbagliata. Porca mignotta. Togliete dei coglioni. Arca puttana, vieni qua. Guarda, sto figlio di troia. Sì, ma non corre il mio. Ah, infatti ci voleva portare da qualche parte. Ecco perché. Come trova l'aggressore? Questo, cazzo! Ma... non lo so. C'è qualche impallamento ogni tanto, perché non è possibile. Ridagliela questi! Ma che so... ma che sta succedendo? Non lo so. Secondo me è quello che lancia ogni tanto delle bombe a mano e fa creare il panico nel traffico. Non saprei. Sta di fatto che non lo riusciamo a recuperare. Usa il montacarichi. Ma non mi serve il montacarichi al momento. Non è per sfiducia, ma scusate. Dai cazzo però, mi posso fare tutta Londra a piedi, puttana Eva. Vieni qua. Avanti. Ma non li posso sparare. Che cazzo. Puttana troia. Ma che cazzo è? Aspetta, non l'ho capita. Vabbè, l'aggressore è morto. Ma anche noi non è che stiamo benissimo. Ci ha investito un treno. Vabbè, comunque. Non lo so in realtà se è un bug. Però il fatto è che comunque prima non siamo riusciti a recuperarlo. Arrivati alla piazzola ci ha fermato per far cercare quello. Ma ce l'avevamo davanti. Quindi forse era prevista una cosa del genere. E questo non lo so che cosa avevano previsto. Sta di fatto che ci siamo presi una trenata sulle gengive. Vediamo un po'. Forse lo dobbiamo placcare per buttarlo oltre il treno. Sì. Mamma mia che sportiveggianze. Ditemelo prima, no? Sì, ma mo fermati. Voi mi avete salvato. Ma tu sei un coglione, sei fermato. Ma ho un'altra domanda. Perché avete aggredito lo strillone? Un uomo paga me e altri per costringere gli strilloni a diffondere questo. Ecco, prendete questa roba e levatevi di torno. Ci sono guai in vista per Darwin. Caricatura crudele. Rintraccia l'origine della propaganda contro Darwin. Vabbè. Questa è tipo che ha dell'ignoranza dell'epoca. Vabbè, che anche adesso non è che abbiamo fatto grandi passi avanti, eh. Vediamo un po'. Il prossimo è qui. Ma vabbè, dai, facciamo che... non lo so se farne un'altra. Ma sì, dai, andiamo con Darwin, che dite? Oppure no, è troppo lunga? Vabbè, dai, facciamo che il prossimo proseguiamo con Darwin, dai. Facciamo così, ragazzi, ci vediamo con il prossimo appuntamento di Assassin's Creed Syndicate. Magari i prossimi video li faremo un po' così, un po' più lunghetti. Perché in realtà ci sono tantissime missioni, quindi direi che possiamo fare anche così. Dai, voi come sempre mi raccomando commentate, fatemi sapere la vostra, seguitemi anche sulla pagina Facebook, sul secondo canale. E un saluto a tutti da quel tale Ale.